Contro le misure del governo Renzi che tagliano diritti e servizi come richiesto dalla BCE, hanno manifestato a Milano i lavoratori pubblici insieme ai vigili del fuoco che contano 40.000 precari e un organico ben al di sotto delle necessità. Se la media in Europa è di un vigile del fuoco ogni 1.500 abitanti, in Italia è pari a un vigile ogni 15.000 e le misure del governo peggioreranno il rapporto e renderanno ancora più incerta la sicurezza dei cittadini. Questa legge, non per niente l'ho messa qua, è la bugiarda legge. È la legge che maschera da volontari senza rapporto di lavoro con l'amministrazione ben 40-50.000 vigili del fuoco precari a tutti gli effetti. E Roma ha voluto, ha studiato e ha messo in atto questa legge di comodo per far sparire un'intera categoria. In un paese come questo, dove c'è il dissesto geologico, le infiltrazioni mafiose, la monnezza sottoterra, secondo te che cosa sta facendo il governo per la sicurezza dei cittadini e anche per la sicurezza del territorio? Assolutissimamente nulla, perché ha stanziato 4 miliardi per la cementificazione e non ha stanziato neanche un centesimo per le assunzioni dei vigili del fuoco. Se non assumono le persone, se non assumono i precari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quelli che il governo chiama volontari, in realtà le persone chiameranno il 115 e non si vedranno nessuno dall'altra parte arrivare. Prima delle elezioni Renzi dichiarava che l'articolo 18 non l'avrebbe toccato perché era un falso problema, che la TAV era un'opera inutile, una spesa inutile. Quello che sta facendo il governo Renzi in questo momento sia addirittura peggiore di quello che non siamo riusciti a fare i governi centrodestra fino adesso. L'articolo 18, la sua totale eliminazione, perché di questo parliamo, è uno degli elementi del programma di Renzi. Dall'altra parte abbiamo il famoso Job Act che elimina qualsiasi tipo di diritto e di tutela ai lavoratori, sono tutti ormai tutti licenziabili. Noi siamo qui oggi invece a riaffermare i diritti dei lavoratori, i diritti del mondo del lavoro, i diritti di tutti quelli che in questi anni hanno continuato a opporsi. Speriamo, a partire da questa manifestazione, che ci sia un sussulto nella nostra società. Che cos'è il GTT? È un'azienda di trasporto pubblico locale che esercita servizio in Torino. Noi vediamo, constatiamo che c'è un taglio di risorse per i servizi sociali, tra cui il trasporto pubblico in cui lavoro io, per cui noi possiamo solo constatare questo, che ci sono risorse per operazioni di carattere finanziario, ma c'è taglio su pensioni, sanità, servizi, trasporto e tutto quanto quello che risulta stato sociale. Gridate niente polizia nelle papie, cioè volevamo i documenti, quindi siamo ormai da anni che facciamo la lotta per avere i nostri diritti, per avere i documenti. Come vedete oggi abbiamo partecipato alla manifestazione insieme ai sindacati di base, insieme all'USB, per chiedere il nostro diritto, per chiedere i diritti dei rifugiati che arrivano. Noi continuiamo a versare i contributi, però in cambio non riceviamo il minimo dei nostri diritti. Non ne possiamo più, il vostro Job Act è solo schiavitù. Sulla mancanza di rappresentanza dei lavoratori e del popolo in Parlamento, cosa che in questo paese non era mai accaduto dal dopoguerra, Landini chiama all'appello i suoi iscritti e proclama un'azione il 28 marzo per creare un blocco sociale o comunque un fronte comune. Bisogna lavorando su due parole di fondo, rottura e unità. Bisogna rompere con la Confindustria e con tutto il sistema di potere PD e poi unire le forze. Io onestamente non ho capito se Landini vuol fare questo. Non l'ho capito, spero che mi auguro che lo voglia fare, però sinceramente non l'ho capito, perché lui contemporaneamente fa proclami giusti di costruire una coalizione sociale, poi però non ha nessun rapporto con forze come queste, né lo cerca e soprattutto copre tutte le scelte della CGIL, compresa quella del lavoro gratis. Quindi voglio dire, se si vuol fare la coalizione sociale si deve dire due cose. Primo, che si disdetta l'accordo del 10 gennaio sulla rappresentanza, che è l'applicazione che messo assieme al Job Act significa che i sindacati che sono contro il Job Act sono fuori legge.
questo vuol dire. E secondo, si comincia a far saltare gli accordi, a contestare accordi come questo, come non dimentichiamo che l'accordo CGIL e CISUIL di Milano permette il lavoro gratuito. Ecco, cioè bisogna, il problema della sinistra italiana e anche dei grandi sindacati italiani non è i programmi, ma è la coerenza. Se la merda fosse oro, sai Renzi che